Ritrovati, nuovo appuntamento con Handball Mania. Quest'oggi riflettori puntati sul massimo campionato maschile e femminile, ma ci occuperemo anche della Nazionale Azzurra che ha sostenuto un importante e significativo test in Alto Adige a Merano, disputando partite amichevoli contro la quotata svizzera. Ne parleremo nella seconda parte in compagnia di Matteo Aldamonte, nostro inviato a Merano, proprio per seguire le gare e gli allenamenti della squadra guidata dal direttore tecnico Riccardo Trillini. Ora però attenzione rivolta in apertura di Handball Mania sul massimo campionato maschile, e per parlare di Serie A Beretta maschile abbiamo invitato quest'oggi una delle punte di diamante della squadra che ha da poco raggiunto la vetta della classifica. Ci riferiamo ovviamente alla squadra campione d'Italia del Conversano. Salutiamo Alessio Moretti. Ciao Alessio. Ciao Marcello, grazie per l'invito. Grazie a te soprattutto per aver accolto il nostro invito, grazie anche al club del presidente Roscino. Ecco, ovviamente come dicevo poi parleremo diffusamente di Nazionale nella seconda parte, però insomma con Alessio Moretti che di questo gruppo ha fatto parte per un buon tratto di strada, che oggi è ai margini, ma insomma prestazioni che stai inanellando una dopo l'altra, probabilmente ti stai riavvicinando di nuovo alla maglia azzurra. Ecco, cosa può rappresentare per te una nuova convocazione? È qualcosa che hai messo da parte o un progetto che tieni sempre lì, vivo? No, io credo che partecipare a raduni e partite con la maglia azzurra sia sempre l'obiettivo di qualsiasi giocatore. Io ci ho fatto parte per gran parte della mia carriera fino adesso, e sicuramente se dovesse arrivare una nuova chiamata sarei orgogliosissimo e sarei pronto a mettermi in gioco di nuovo, perché sono molto contento, è il mio lavoro e quindi gioco per questo. Assolutamente sì. E poi capiremo in che modo il Conversano di coach Tarafino può aiutare eventualmente Alessio Moretti a riconquistare la maglia della Nazionale. Conversano che, come dicevamo in apertura, ha raggiunto la vetta della classifica sfruttando nel modo migliore possibile il mezzo passo falso casalingo della Junior Fasano. Facciamo il punto sul massimo campionato e poi ne discutiamo con Alessio Moretti. Settimana di pausa per rimettere in ordine le idee, smaltire i carichi di lavoro e lo stress emotivo, ma soprattutto una pausa per preparare lo sprint conclusivo della regular season. La Serie A Beretta vede all'orizzonte le ultime tre giornate della prima fase, decisive per sancire le qualificate ai playoff scudetto e quelle che dovranno sfidarsi invece nei playout per la salvezza. Nelle ultime due settimane la classifica è mutata profondamente. Il primato è diventato una faccenda tutta pugliese, con Conversano che, approfittando del pareggio di Fasano nello scontro diretto contro Sassari, ha raggiunto i biancoazzurri di Francesco Ancona. Anzi, per l'esattezza, Conversano è titolare del primo posto grazie al 35-33 nel derby dell'andata. Il ritorno del prossimo 30 aprile in casa della Junior a questo punto risulterà decisivo. Nel frattempo Alessandro Tarafino si gode il momento d'oro dei campioni d'Italia. Sicuramente conta molto avere tutti a disposizione, essere tutti sani e dare tutti il proprio contributo alla causa. Lo stiamo facendo bene già da un po' di tempo, perché dall'inizio del girone d'andata praticamente che stiamo giocando meglio, oltre alle vittorie, diciamo, ci sono anche le buone prestazioni di cui siamo soddisfatti, e quindi sì, penso che in ottica playoff anche sia molto importante. 6 punti in palio e 5 punti da recuperare per il Bressano, le cui chance di rientrare nel tabellone delle semifinali appaiono ridotte al lumicino. Opposto invece il trend di Bressanone. Gli altoatesini hanno vinto 8 delle 10 partite giocate nel girone di ritorno, ma hanno soprattutto trovato la quadratura del cerchio tra le tante bocche da fuoco, Arcieri, da Pirano e Ciutura, i balli di cui disporre. Ora i bressinesi sono terzi, ma con l'obbligo di osservare un turno di riposo che invece Sassari ha già smaltito. Tradotto, 2 punti
punti in più a disposizione degli isolani, che potrebbero così chiudere la pratica. La 24esima giornata del prossimo 23 aprile potrebbe inoltre definire il discorso legato ai playout. È Pan a meno 4 da Trieste. I giuliani affrontano Carpi al Vallauri. Il mix tra un risultato utile, vittoria o pareggio, e una sconfitta di Appiano a Conversano costringerebbe gli altoatesini a giocare gli spareggi salvezza. Allora Alessio, parliamo di Serie A, perché è un campionato che partita dopo partita, turno dopo turno, giornata dopo giornata si conferma sempre più interessante e soprattutto equilibrato. Prova ne è ad esempio il pareggio proprio che abbiamo registrato nel turno appena archiviato tra l'Acquesapone Junior Fasano e la Raimon Sassari. Ah sì, si sapeva anche dall'inizio che sarebbe stato un campionato equilibratissimo. Adesso stiamo arrivando nelle fasi conclusive e ovviamente la posta in palio cresce, la palla inizia a scotare un pochino di più e ogni partita si combatte per i dettagli e fino all'ultimo punto, quindi non sono sorpreso che ci siano pareggi e che le partite siano combattute anche tra squadre magari non vicinissime in classifica. Anche sì, anche perché in pratica la lotta è apertissima sia per l'accesso ai playoff, nonostante il Pressaro abbia un po' perso contatto dal quartetto di testa, sia soprattutto per evitare le ultime posizioni. Ecco, parlavamo di questo equilibrio, dobbiamo considerare anche il Conversano, campione d'Italia, facente parte di questo equilibrio, o voi pensate di avere comunque qualcosa in più, e non soltanto per il tricolore che portate sul petto, rispetto alle attuali antagoniste, mi riferisco in modo particolare al Fasano, al Sassari o al Brixen? Ah no, noi sicuramente siamo consapevoli di essere in un ottimo momento di forma, dopo la pausa natalizia siamo rientrati con un nuovo piglio, abbiamo sistemato tanti piccoli problemi che abbiamo avuto nel girone d'andata, ma questo non ci fa sicuramente la squadra super favorita. Siamo una di quelle che competeranno per il titolo, ma ci sono, come hai detto tu, Fasano, Sassari, Bressanone, che ci daranno la fila da torcere. Bisognerà giocare fino all'ultima partita e credo che saremo tutte sullo stesso livello. Ecco, intanto la regia ci propone la classifica per insomma approfondire ulteriormente la discussione. Facevi riferimento a Fasano, Sassari e Brixen. In verità, ancora prima di te, anche io ho limitato il discorso playoff a queste quattro. Consideri il Pressano, che è leggermente attardato rispetto alle altre, fuori da questa mischia, o in queste ultime giornate di campionato il Pressano di Fusina può ancora farcela, può ancora rientrare nelle magnifiche quattro, quelle che poi disputeranno i playoff scudetto? Ah, io credo che adesso mancano sempre meno partite e non sarei sorpreso se Pressano le vincesse tutte, ma purtroppo deve fare i conti con chi sta davanti a lui e quindi dubito che Sassari o Bressanone ti facciano scappare la possibilità di entrare nei playoff, perché ormai sono a un passo. Ecco, niente è assolutamente già sancito, insomma, lo potrà fare soltanto la matematica, ma mancano ancora un po' di partite. Ecco, volendo soffermare ancora la nostra attenzione sulle prime tre squadre della classifica generale, estromettendo ovviamente il Conversano se parte in causa, ecco, tra Fasano, Sassari, Brixen, che sta rinvenendo forte, quale squadra consideri più temibile in prospettiva futura? Questa è una bella domanda. Sicuramente ci sono squadre che possono metterci più in difficoltà rispetto ad altre, ma lo si è visto anche nelle partite giocate. Il fattore campo sicuramente sarà molto importante, quindi cercheremo anche noi di arrivare il più in alto possibile per sfruttarlo al meglio. Però forse non saprei dirti chi preferiamo incontrare ormai per vincere lo scudetto bisogna battere tutti, anche fuori casa, e quindi chi capiterà ci impegneremo al massimo per battere. E chiaramente
insomma, il discorso dall'altra parte, un po' tutti vorranno evitare il Conversano nei playoff scudetto, questo mi pare ovvio, logico e scontato. Prossimo turno, rimanendo in tema, abbiamo Carpi Trieste, che è partita davvero molto delicata, importante per la parte bassa della classifica, nonostante il Trieste si sia leggermente allontanato proprio dalle sabbie mobili. Abbiamo Rubiera, Secchia Rubiera, Pressano. Voi che ospiterete l'Eppan, sarà un testa coda importante tanto per la parte alta quanto per la parte bassa della classifica. Il derby dell'Alto Adige, vale a dire il confronto tra Brixen e Alperia Merano, poi un Cassano Magnago Junior Fasano. Io immagino che la tua farai un tifo da pazzi per la tua ex squadra, che insomma potrebbe anche regalarvi un vantaggio indiretto. E a chiudere Sassari, Raimon Sassari contro il Bozen. Partite importanti, incroci anche fra parte alta e parte bassa della classifica. Alessio, in questo momento, come sottolineavi tu, insomma, nessuno si sente completamente al riparo. Io forse, guardando un po' la classifica, posso immaginare che Merano, Bolzano, probabilmente Cassano sono le uniche squadre un po' fuori dai giochi, sia per la parte alta che la parte bassa della classifica. Però, ad esempio, Brixen Merano è una partita che, al di là della classifica, vale tanto, e quindi dobbiamo attenderci una battaglia autentica. Sì, io, come hai detto tu, ci sono tre o quattro squadre che non hanno più niente da chiedere alla classifica, però comunque sono impegnate in partite, per esempio il derby Alto Atesino. Sicuramente il Merano non renderà facile la partita a Bressanone, così come sono sicuro che Cassano vorrà vincere davanti al proprio pubblico contro una squadra come Fasano, perché vogliono sempre vincere, sono abituati a mantenere l'attenzione alta. Quindi nessuna squadra potrà rilassarsi, perché i punti da prendere sono ancora un po' e bisogna andare fino in fondo. Ecco, a proposito di Cassano, insomma, il tuo trasferimento quest'estate da Cassano a Conversano ha fatto abbastanza rumore, così come fece rumore anche il tuo passaggio dal Cassano al Bolzano. Però per la prima volta, insomma, sei approdato una squadra al sud meridionale. Ecco, quali sono le principali, non mi parlare ovviamente delle differenze climatiche, le principali differenze che hai riscontrato in questo tuo approdo in una piazza comunque di grande blasone, di grande tradizione come Conversano? Ma io sono capitato sicuramente in una piazza importante, forse una delle più importanti e più blasonate in Italia, e subito l'ho sentito. Già dal mio approdo quest'estate capisci subito di essere arrivato in una realtà che conosce la pallamano, che è abituata a vedere grandi squadre, grandi giocatori, e quindi la pressione in senso positivo si sente. Il pubblico ovviamente ci segue ogni partita come se fosse una finale, e questo è, credo sia stato il nostro ottavo uomo in campo, e speriamo, anzi sono convinto che sarà così anche fino a fine stagione. Quindi diciamo che mi sono trovato molto bene e sono contento di questa scelta. Ecco, dal punto di vista personale possiamo dire adesso che questa esperienza, diciamo così, anche impegnativa proprio dal punto di vista temperamentale, psicologico, sta aiutando tanto Alessio Moretti a crescere, a maturare, non soltanto in fase realizzativa. Tu sei stabilmente nella top 10 dei migliori realizzatori del massimo campionato, ma a completarti proprio come giocatore. Spesso si è detto Moretti gran realizzatore, ma in difesa insomma ha poca voglia di sacrificarsi. Ora credo che le cose stiano cambiando, e tanto, anche da questo punto di vista. Sì, io mi reputo un giocatore che ha avuto una crescita abbastanza importante sotto alcuni aspetti quest'anno. Sicuramente lo devo tanto a mister Tarafino, perché mi ha aiutato veramente in tanti lati del mio gioco, non solo in fase realizzativa, come hai detto tu, ma sento di essere
più presente nelle azioni del Conversano, sia che riguarda come assist, come costruzione del gioco e appunto come menzionavi tu in difesa. Quindi ho avuto una crescita a 360 gradi e veramente sono molto soddisfatto e ringrazio il Conversano e la squadra e Mister Tarafini. E questo tuo approdo al sud, dal punto di vista Sì, proprio no, personale. è stato una bella sorpresa, una bella scoperta. Non l'avevo mai vissuto come abitante del sud, l'avevo sempre vissuto come vacanziero, come ospite, però devo dire che mi sono trovato molto bene, l'affetto della gente è stato incredibile. Poi sono comunque in un bellissimo posto, in una bellissima regione che può offrire tanto e quindi sono molto contento. Assolutamente, lo si percepisce, sia dalla sincerità con la quale racconti la tua esperienza di vita, ma a mio modesto avviso anche dal livello delle tue prestazioni. Insomma, è un'esperienza che sta probabilmente completando il percorso di Alessio Moretti, che resta uno dei più importanti talenti della pallamano italiana. Grazie Alessio, grazie per essere stato in nostra compagnia. Grazie a voi, è sempre un piacere. Grazie, grazie Alessio Moretti. Dunque abbiamo fatto un po' il punto sul massimo campionato partendo dalla classifica, analizzando nel dettaglio il prossimo turno. Ricordiamo che sabato la Serie A maschile osserverà un weekend di riposo. Chiaramente ci sono gli impegni delle nazionali, il National Week che vedrà impegnata la Slovenia contro la Serbia. Insomma, un pizzico di rammarico. Ripensando un po' a quello che è stato l'andamento delle partite disputate proprio contro la Slovenia, Italia che però si sta già preparando ai prossimi impegni, ne parleremo come dicevo in apertura subito dopo alcuni comunicati commerciali. È tempo ora di vedere, osservare da vicino cosa sta accadendo invece in Serie A benetta femminile, dove i giochi al vertice della classifica in attesa dei playoff scudetto sono praticamente già stati fatti. Vediamo il servizio. Pasqua in Serie A Beretta femminile fa rima con ultima giornata di regular season. Due questioni verranno certamente decise: il terzo e il quarto piazzamento nella griglia dei playoff, dove restano in ballo Alibest Espresso Mestrino e Cassa Rurale Pontinia, e la retrocessione diretta con l'Eno appesa al proprio risultato nella sfida casalinga contro la Casalgrande Padana, ma anche all'esito dei confronti di Mezzocorona e Guerriere Malo, rispettivamente opposti a Cassano Magnago e Cellini Padova. Non c'è luce alla fine del tunnel, nel senso che gli scenari aperti sono ancora tanti. Mestrino è terza, è vero, ma deciderà il suo destino nella trasferta sul campo del Brixen-Sud Tirol, capolista e già certa del primato. Se è vero che il meglio viene per ultimo, speriamo di tenere lo stesso livello che siamo riusciti ad avere alla fine del girone di andata in casa contro Bressanone. Bressanone, secondo me, è una squadra molto, molto, molto forte quest'anno. E dovremmo veramente fare uno scalino in più per cercare di restare in partita e di ottenere anche un buon risultato. Trasferta più che delicata per le gialloverdi, insomma, perché le brissinesi ci tengono a mantenere intatta la imbattibilità casalinga fin qui, sempre rispettata in stagione. Pontinia sta alla finestra, ma dovrà intanto fare ugualmente la sua parte al Palaboschetto contro Ferrara. In coda il rebus è di risoluzione ancora più difficile. L'Eno deve vincere, Malo e Mezzocorona sono entrambe in trasferta. Le trentine a Cassano Magnago, le vicentine a Padova, ed entrambe hanno di fronte avversarie condannate a fare punti per evitare di finire risucchiate nella lotta play-out, dove però l'impressione è che bisognerà attendere anche il recupero del 28 aprile fra le cassanesi di Salvatore Onelli ed Erice, gara rinviata per Covid. Con 5 squadre in 5 punti, in pochi, alla vigilia dell'ultima giornata, possono dirsi veramente tranquilli. Ed allora, quando mancano appena 60 minuti al termine della stagione regolare, ricordiamo che poi ci sarà da recuperare ancora un'altra partita, quella in programma il 28 aprile, la partita tra l'Erice e l'AC Lifestyle Handball Erice e il Cassano Magnago, una partita peraltro anche
molto importante per gli equilibri nella parte bassa della classifica. Diamo appunto lo sguardo alla classifica, soffermando la nostra attenzione soprattutto sulla parte alta, dove è chiaro, dicevamo già in precedenza, i giochi sono fatti per quanto riguarda la prima e la seconda posizione, ovvero Brix & Schuh Tirol, che chiude in testa la stagione regolare, ed è un dato estremamente significativo e importante, che testimonia anche della regolarità della squadra allenata da Jubinescica, che è giunta probabilmente al culmine di un processo di maturazione. Abbiamo avuto già le prime avvisaglie in Coppa Italia a Salso Maggiore Terme, dove il Brixen si è imposto sulla Iomi Salerno, interrompendo un po' anche un predominio della formazione salernitana. Capiremo poi cosa succederà nei playoff scudetto, che sono sempre, diciamo così, un campionato a parte, un'autentica lotteria, però ancora non è stabilito, non sono stabiliti gli abbinamenti, perché bisognerà capire, questo lo capiremo soltanto al termine della regular season, dunque sabato sera, chi tra Pontini e Mestrino chiuderà al terzo posto e poi ovviamente l'altra squadra al quarto. Le quattro squadre che disputeranno i playoff scudetto, insomma, sono state già decise e lo erano da tempo. Bisognerà capire ora i posizionamenti, soprattutto per il terzo e per il quarto posto, perché poi bisognerà capire quali saranno gli abbinamenti, ricordiamo prima quarta, seconda terza. Vediamo però insieme anche il prossimo turno, perché come dicevamo, se è vero come è vero che per quanto riguarda le prime due posizioni i giochi sono fatti, è altrettanto vero che c'è anche da stabilire quali squadre parteciperanno ai play-out e soprattutto quale squadra retrocederà direttamente. L'ultima, ricordiamo, retrocede direttamente in A2. Questo è il quadro del prossimo turno: Cellini Padova, Guerriere Malo, Leno Casalgrande Padana, e queste due partite sono davvero di fondamentale importanza negli equilibri della parte bassa della classifica. Abbiamo altra partita, altro incrocio da tenere d'occhio, quello tra Ariosto Ferrara e Cassa Rurale Pontinia. Brix & Schuh Tirol che affronterà la Libest Espresso Mestrino, chissà, potrebbe anche essere un anticipo dei playoff scudetto. Cassano Magnago contro Mezzo Corona, altra partita importante per la parte bassa della classifica. Iomi Salerno contro l'AC Lifestyle Handball Erice. Questo è il quadro completo dell'ultima giornata di campionato, ultima giornata di regular season, poi spazio ai playoff e ai playout. Ora ci fermiamo, pochi istanti di pausa e poi, come già annunciato, andremo direttamente a Merano per capire in che modo la Nazionale Azzurra, guidata dal direttore tecnico Riccardo Trillini, ha vissuto e ha lavorato in questi giorni trascorsi a Merano. A tra poco. Il grande tennis torna al Foro Italico in uno scenario di festa, tradizione e normalità. Arrivano gli internazionali BNL d'Italia. Al via, come ogni anno, i più grandi campioni e le più grandi campionesse del mondo, con la compagine italiana che non è mai stata così competitiva. Vieni a tifare per gli azzurri. Acquista i biglietti sul sito internazionalibnlditalia.com. Seconda parte di Handball Mania, come detto, interamente dedicata alla Nazionale Azzurra, che ha approfittato proprio di una settimana internazionale, National Week, riservata a tutte le gare per la qualificazione ai mondiali, per testare insomma il proprio livello di condizione a distanza di qualche settimana dal doppio impegno contro la Slovenia in test match che ha disputato contro la Svizzera, prove generali di quello che dovrà essere poi il percorso degli azzurri verso, ci auguriamo, la qualificazione alla fase finale dei campionati europei. Ma per saperne di più ci colleghiamo con Matteo Aldamonte, inviato a Merano.
Sì, Marcello, grazie, grazie della linea. Beh, qui a Merano si chiudono 3 giorni di amichevoli veramente interessanti e importanti per la nazionale italiana. Innanzitutto per come è andata, per i risultati contro la Svizzera. Sono arrivate 2 vittorie nelle prime 2 giornate. Le prime 2 giornate hanno visto anche l'Italia al completo scendere in campo, perché poi nella sconfitta del terzo giorno, nella giornata di oggi invece, l'Italia è scesa in campo senza Ebner, senza Parisini, senza Pablo Marrocchi, quindi giocatori di assoluto rilievo e che hanno recitato e che recitano un ruolo primario in questa nazionale. Molto importante questa 3 giorni di lavoro qui a Merano, se non altro perché solitamente questo è un periodo in cui le nazionali non si radunano, non hanno la possibilità di lavorare insieme, e invece sfruttando la pausa internazionale, anche grazie all'impegno sia della federazione che ha trovato questo buco, sia alla disponibilità dei giocatori, sia all'handball Merano che poi ha aiutato nell'organizzazione, ha organizzato appunto soprattutto nella partita di ieri una grande accoglienza con circa 800 spettatori sugli spalti, è stato possibile mettere insieme queste 3 partite contro la Svizzera, una Svizzera che è arrivata qui con il suo miglior giocatore di sempre, Andy Smith, che ha tagliato quota 200 presenze e 1000 gol proprio qui a Merano con la maglia della formazione elvetica. E insomma, iniziamo ricostruendo come è andata innanzitutto la 3ª partita, quella più vicina in ordine temporale, che si è giocata nel pomeriggio di oggi. Tra i migliori in campo il centrale con la maglia numero 10, Marco Mengon, 4 reti per lui, lo abbiamo ascoltato proprio al termine della partita. È stata una bella partita, abbiamo potuto provare molte cose, abbiamo giocato quasi tutto il tempo a 7 contro 6, che è un gioco che dobbiamo lavorare, dobbiamo prendere un po' di affinità. È stata una partita dura, siamo arrivati con molta stanchezza ovviamente, dopo 2 giorni di partite. Comunque abbiamo fatto molti cambi, tutti hanno potuto giocare, hanno potuto mettersi in mostra. Abbiamo sbagliato un po' troppo oggi, è vero, e comunque abbiamo provato un nuovo tipo di gioco, abbiamo sperimentato cose nuove, quindi l'importante è che comunque non abbiamo mollato, abbiamo fatto una bella partita e che ci è servita soprattutto. Sono stati 3 giorni importanti, dicevamo, 3 giorni soprattutto molto positivi, perché la nazionale continua ad evidenziare progressi nel gioco veloce, nella fase difensiva, e lo fa con sullo sfondo sia i giochi del Mediterraneo sia le qualificazioni soprattutto ai campionati europei del 2024. Italia che debutterà ad ottobre affrontando prima la Polonia in trasferta, e quella sarà subito una partita importante, perché pur giocando in trasferta gli azzurri dovranno assolutamente provare a fare punti contro la squadra che proviene dalla seconda urna del sorteggio. Successivamente poi nel giro di pochi giorni ci sarà la partita super affascinante contro la Francia, medaglia d'oro alle Olimpiadi. A tutto questo pensa il capitano Andrea Parisini, al quale abbiamo chiesto proprio che cosa si aspetta da questo girone di qualificazione, ma che ha tracciato anche un bilancio sulle 3 partite giocate qui a Merano contro la Svizzera. Ascoltiamo. Sì, come hai detto te, nell'ultima partita il mister ha dato tanto spazio a quelli che hanno giocato un pochino meno nelle altre 2 partite e si sono comportati bene. Sono, come diciamo sempre, sono minuti importanti per i ragazzi che non sono abituati a fare queste partite internazionali. La Svizzera era comunque una squadra che sappiamo che è una di quelle squadre che dovremmo battere per qualificarci agli europei. Niente, penso che sia stata una 3 giorni molto positiva, soprattutto le prime 2 partite sono state davvero molto molto ottime a livello di gioco, soprattutto per la velocità di gioco che abbiamo espresso e per la difesa. Dobbiamo continuare su questa strada, l'abbiamo già fatto vedere contro la Slovenia che il nostro gioco veloce e la nostra difesa ha funzionato, l'abbiamo mostrato in questi 3 giorni, adesso ancora. Questa partita finisce 27-30, ancora qualche pallone, penso che sia stato più l'attacco, i tiri sbagliati che la difesa, perché la difesa per un bel po' di minuti non ha preso gol, ne ha presi solo 2. Quindi dobbiamo continuare così, oggi fino alle altre partite Mimo ha fatto delle grandi partite, quest'ultima è con le Luori che è entrato dentro e ha fatto vedere che c'è. Quindi ottimo, tanto spazio per i giovani e questo ci deve servire per preparare al meglio adesso i giochi di Mediterraneo e poi con un po' più di futuro le qualificazioni europee. Francia, Polonia e Lettonia, ci hai già fatto un pensiero? Beh, per me giocare contro la Francia, non nascondo, è il sogno che ho da quando sono bambino e non era la migliore che potevamo prendere. Ovviamente prendere squadre come tipo l'Austria poteva essere... Potevi farci un pensierino,
Francia sappiamo che dobbiamo essere realisti, e in questo momento sono troppo avanti noi, ma penso che giocare in Italia, ovunque giocheremo, la gente verrà e sarà veramente uno spettacolo, e poi andare a giocare in Francia pure. Polonia penso che sia un'ottima squadra, e anche loro sono pieni di giovani giocatori, molto talentuosi, però dobbiamo farcela quest'anno, questa volta davvero dobbiamo farcela. Abbiamo mostrato che nonostante la Slovenia sia anche di un target più alto del nostro, cioè siamo giocati in casa e anche in Slovenia. E poi la Lettonia adesso è quasi diventato un derby, perché è tre anni consecutivi penso che ci scontriamo, quindi sappiamo che sicuramente dobbiamo vincere due partite contro la Lettonia e poi cercare di fare il risultato già in Polonia dalla prima partita, che poi in Italia dove daremo tutto 100% per portare a casa questa qualificazione, che è importantissima per noi, per ognuno di noi e per il movimento tutto da pallamano italiano. Tre giorni di amichevoli non scontati, come dicevamo, per la loro collocazione in calendario, lo ha rimarcato più volte il direttore tecnico Riccardo Trillini alla guida di questa nazionale, una nazionale sempre fatta da tanti giovani con qualche veterano che continua a far vedere e ad evidenziare, come dicevo in precedenza, una grande crescita, soprattutto una grande continuità nel percorso appunto di assimilazione di quel gioco veloce, fatto di grande difesa, fatto anche di grandi parate. In questa partita di oggi è sceso in campo Andrea Colleluori assieme a Lorenzo Martelli, non c'è stato l'impiego di Domenico Ebner, che ieri però aveva fatto gli straordinari, perché nella vittoria col finale di 26-20 aveva chiuso con un mostruoso 59%. Per Riccardo Trillini è tempo di pensare anche a quello che c'è nel futuro, sarà un'estate caldissima per il direttore tecnico azzurro e per le nazionali italiane, sia giovanili che senior. Per la senior soprattutto ci saranno i giochi del Mediterraneo dal 25 giugno al 5 luglio, si giocherà ad Orano, e allora abbiamo fatto il punto proprio con Riccardo Trillini sui prossimi appuntamenti dell'Italia. Ovviamente anche in questo caso è stato impossibile non tracciare una linea dopo queste tre partite qui a Merano, dopo queste tre partite qui in Alto Adige. L'avevamo detto, ci sarebbe stato tanto turnover, c'è stato anche tanto 7 contro 6 e dunque tanti anche esperimenti. C'è stato anche un pagamento delle prime due partite inevitabile, nonostante ho cercato di ravvivare questa terza partita giocando 7 contro 6, perché loro sapevano che a noi serviva sperimentare. Non è andata benissimo, soprattutto da una certa parte del campo dove non siamo abituati a farlo, ma questo volevamo. Poi faccio i complimenti alla Svizzera, che ha dimostrato una grandissima umiltà, a partire da Andy Smith e a tutti i ragazzi, che per la terza partita, dopo aver preso due colpi negli ultimi due giorni, ha trovato la motivazione. Forse il loro modo di pensare, per loro c'è da imparare da questo atteggiamento. Però alla fine devo dire che non è andata neanche così male, perché negli esperimenti ho trovato diverse buone indicazioni, tra cui quella di un Colleluori in forma che merita di giocare. Bilancio invece di queste tre partite, che cosa ci portiamo alla fine dello stage? Che dobbiamo avere molta fiducia in noi stessi, perché con questo possiamo giocare in questa maniera, in velocità, con questo atteggiamento difensivo che non si è molto abituati a vedere, una difesa che scorre molto, che è molto dinamica, non accetta i duelli uno contro uno, perché solo con questo tipo di gioco noi possiamo battere certe squadre che sono fisicamente superiori o che hanno alcuni giocatori fondamentali, forti, di grande livello internazionale. Quindi un grande stage, tre belle partite che ci hanno dato tante ottime risposte. Intanto si guarda in là, non troppo in là, quindi non alle qualificazioni europee, c'è ancora qualche tempo. Nel mezzo ci sono i giochi del Mediterraneo, che si collocano in una fase un po' particolare della stagione, soprattutto di giocatori che giocano tante partite durante l'anno. Come arriverà l'Italia? Come ti stai avvicinando anche tu, no, nella tua mente, a questi giochi del Mediterraneo? Ma con grande entusiasmo, perché noi abbiamo la fortuna di fare queste partite, cosa che non ha sicuramente altre squadre che andremo ad affrontare a partire da ottobre, per cui le sfrutteremo al massimo. Non tutti i giocatori saranno disponibili, nel senso che sono stato io il primo a dire a Marrocchi di non partecipare, perché
obiettivamente finisce la stagione il 15 giugno e la deve riniziare il 16 luglio e per un certo tipo di giocatori il recupero è fondamentale, gli altri sono quasi tutti disponibili, per cui la vedo come un'occasione per la qualificazione agli europei. E dunque queste le impressioni dei protagonisti qui a Merano, Italia che adesso scioglierà le righe, gli azzurri torneranno nelle rispettive sedi, nelle rispettive squadre, nei rispettivi club, chi all'estero, chi in Italia, perché ci si prepara per la coda della stagione, qualcuno giocherà i playoff scudetto nel nostro campionato, qualcuno come il capitano Andrea Parisini lotta per la salvezza nella Liqui Moly Star League o come Domenico Ebner nella Bundesliga, insomma siamo nel finale di stagione e dunque tutti hanno ancora tanto da far vedere e tanto da mettere in campo anche in termini di energie, e questo ancora una volta per rimarcare il grande lavoro che è stato portato avanti e la grande volontà soprattutto evidenziata dai giocatori italiani. Chiudo rimarcando anche la grande organizzazione che è stata messa in campo dalla società, dall'Handball Club Merano, in modo particolare per la gara di mercoledì, nella gara giocata ieri con, lo ripeto ancora una volta, 800 spettatori, la palestra Carl Wolf, dalla quale vi stanno arrivando queste immagini, era completamente gremita e dunque è stata una 3 giorni di ottima pallamano, sia sul campo sia sugli spalti. Da Merano è tutto, io restituisco la linea a voi a Roma, a te Marcello, e come sempre buona pallamano a tutti. Perfetto così Matteo, grazie, buon rientro a Roma e ritroveremo ovviamente Matteo Aldamonte in postazione, in mia compagnia, settimana prossima, giovedì, per un nuovo appuntamento con Handball Mania. Grazie intanto per essere stati in nostra compagnia, ne approfitto anche per formularvi gli auguri di una serena Pasqua. Appuntamento alla prossima settimana, arrivederci.